Altro tempo vi lascio alla presentazione di Gregorio VII, uno tra i papi più significativi di tutto il Medioevo, più interessanti, più intriganti, più ricchi di spunti e di problematiche legate alla sua figura. Il libro è stato pubblicato di recente dalla Salerno Editrice. A voi auguro buon ascolto e la parola a Glauco Maria Cantarella. Grazie. Innanzitutto, grazie a voi per essere qui, grazie agli amici di Italia Medievale per avermi chiamato, è sempre una grande allegria venire. È proprio bello, divertente, gioioso venire. Ammesso che la cosa possa interessare, ti ho ascoltato di questo libro e non volevo scriverlo. Nel senso che mi è stato chiesto, io non ho proprio intenzione, anche perché ne avevo scritto un altro su Gregorio VII, ve lo cito nel 2005, e mi dicevo, finirei per dire le stesse cose, cosa vuoi che... E poi quando ho accettato come scommessa con me stesso per vedere se cosa si provava a scrivere una biografia, che non avevo mai fatto, mi sono accorto che avevo sottovalutato una cosa, e cioè che in 13 anni avevo letto, insegnato, scritto molte, forse troppe altre cose, mi ero fatto parecchie competenze in più, mi erano venute delle curiosità, degli interrogativi in più, e inoltre, siccome in pratica non ho mai smesso di fare ricerca perché mi diverte, mi piace, è stata la mia vita, è una vita che mi sono scelto con grandi sacrifici per i primi 10 anni, negli anni 70, ma perché mi piaceva, non ho mai smesso di fare ricerca e credo di aver acquisito una dimestichezza con il latino come uno può acquisirla con una lingua straniera. Cioè, a me non capita di sognare il latino, per esempio, però mi può capitare di sognare in francese o in spagnolo. Niente di quello che abbiamo è stato scritto dalla sua mano. Sono stati i suoi, adesso si dice collaboratori, sono i suoi segretari, o il suo segretario a trascriverlo in un codice vaticano latino molto bello, molto elegante, con una scrittura molto elegante e molto chiara, che oltretutto presenta un grandissimo vantaggio che non è così comune, perché si tratta del registro, cioè della raccolta delle lettere mandate da Gregorio VII per ogni anno di pontificato, che è completa fino all'ultimo anno e mezzo, e si capisce anche perché nel 1083 Enrico IV investe Roma. Nel 1084 Gregorio VII è costretto a lasciare Roma perché è salvato in maniera troppo energica da Roberto il Miscavo, che sottopone Roma a un saccheggio brutale, che sarebbe da ricordare come uno dei grandi saccheggi in cui è stata sottoposta Roma, Alarico, Genserico. Ma in realtà non viene ricordato, cioè, dopo i grandi saccheggi di Genserico di solito si passa a quello degli Anziché Lecchi del 1527, ma il saccheggio di Roberto Guiscardo è durato 3 giorni, che ha messo a ferro e fuoco Roma, ha devastato tutto quello che poteva devastare, comprese le aree non di interesse strategico di Roma, per salvare, per tirare fuori Gregorio VII da Castel Sant'Angelo e per portarlo al sicuro. Io l'ho cominciato con l'ultimo capitolo perché si sa Gregorio VII sul letto di morte ha detto: ho amato la giustizia, ho odiato l'iniquità, per questo muoio in esilio. Frase molto interessante,
interessante e molto curiosa, perché Gregorio VII mai e poi mai ha scritto qualcosa che potesse dare l'impressione che lui assimilava la figura del Papa, quindi la sua, a quella di Cristo. A quella di Pietro sì, ma non Cristo. Tutto era partito poi dal registro di Gregorio VII. Il registro di Gregorio VII è una fonte autoptica, come si dice. Possiamo seguirla per anno. Ed è stata organizzata direttamente da Gregorio VII. Cioè, l'ordine cronologico è rispettato, ogni tanto no, ma perché le lettere sono messe per argomenti o per rulli di interesse. Però è stato il Papa che l'ha voluto fare così. Bene, allora, Gregorio VII, quella frase è difficile che l'abbia pronunciata, proprio perché tutto il complesso delle cose scritte da lui o dettate da lui, semplicemente diceva l'inverno. Il Papa non è simile a Cristo, il Papa è il vicario di Pietro, punto. Il Papa è di Pietro, cioè il principe degli apostoli, soprattutto di Pietro, punto, non è il vicario di Cristo. Gregorio VII non avrebbe detto, anche perché i vicari di Cristo, nei suoi decenni, erano i vescovi. Perché, ed erano sempre stati i vescovi, i vicari di Dio o i vicari di Cristo, perché quando le prime comunità cristiane, insomma, che avevano il loro custode, sorvegliante, l'episcopos, non avevano un'autorità centrale di episcopo a cui fare riferimento. Loro rispondevano delle anime, dei loro fedeli, direttamente a Dio. Erano i vicari di Dio, i vicari di Cristo. Il passaggio della figura papale, diciamo, il passaggio di vicarius Christi o vicarius Petri dai vescovi a Dio è un passaggio che avviene negli anni 30 del secolo XII, cioè circa una cinquantina d'anni di distanza dalla morte di Gregorio VII. E quell'espressione, allora, studiandola un po', cervellando un pochino, sfrugugliando un pochino e divertendomi anche, beh, io ho come l'impressione che quella potesse essere una espressione usata dal suo successore, Urbano II, cioè il cardinale Ugo d'Ostia, che era stato il suo cardinale, perché poteva servire negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, quando Urbano II negli anni 80, alla fine degli anni 80, quando Urbano II è diventato Papa. Mi sono accorto, scrivendo questo libro, che con l'età, chiamiamola maturazione o chiamiamola, non so, svariatezza, ho maturato un forte interesse ai dettagli. Il dettaglio può consistere, allora, guardare i dettagli delle fonti significa certe volte cercare di capire dove una fonte, perché una fonte è stata scritta, per chi, per quale motivo, se è stata scritta da uno, se è stata scritta da un altro. Prima di Gregorio VII, solito discorso, la Chiesa Cattolica non era così piramidale. Di qui a dire che è stato solo con Gregorio VII che la Chiesa Cattolica è diventata piramidale, cioè ancora, ecco, questa era una delle cose che avevo sottovalutato, cioè quando dicevo no, perché devo riscrivere, perché in realtà negli ultimi 10-15 anni sono state fatte molte ricerche, molte le ho seguite anch'io, amici, colleghi, persone, colleghi e amici con i quali condivido le ricerche, ci scambiamo le ricerche, una bellissima, è un'esperienza molto bella e credo nel mondo accademico anche molto rara, e quindi è un gran privilegio, un grandissimo privilegio. Capisco che farei fatica a spiegarmi meglio, però credo che sia una parola. Ma non è che il Papa è diventato il Papa perché è stato Gregorio VII che l'ha detto.
deciso perché si è impuntato. In realtà l'accettazione della figura papale era già in corso da comunque nel 49-75, diciamo da una trentina d'anni, perché era conseguente allo sviluppo e all'approfondimento della grande riforma culturale che era stata fatta prima nel Regno di Germania, poi nel Regno d'Italia, meglio che mi spieghi meglio, nell'Esarcato, cioè nella provincia ecclesiastica di Ravenna, perché questa riforma culturale nella Lombardia, da Brescia, andando verso occidente, comprendendo anche l'attuale Piemonte, non c'è mai stata, ha fatto fatica comunque, perché i vescovi erano molto riluttanti ad accettarlo. A Milano si sa, la Pateria, il movimento paterino, nell'Esercato, cioè da Piacenza, che faceva parte della provincia ecclesiastica di Ravenna, fino a Rimini, che non faceva parte della provincia ecclesiastica di Ravenna, ma che l'arcivescovo di Ravenna si era semplicemente preso, i patarini non ci sono stati, ma lì erano arrivate le riforme culturali che erano state avviate nella Chiesa tedesca del Regno di Germania già dopo la morte di Ottone III, diciamo all'inizio del secolo XI, e che erano riforme che si basavano sulla formazione culturale e quindi morale del clero, al quale veniva insegnato che non era bello fare carriera per corruzione, non era bello, era contro le regole fissate dai padri della Chiesa e dai concili, e soprattutto il fatto che si potesse essere corruzione, uno potesse diventare vescovo per corruzione, poteva scardinare gli equilibri delicatissimi su cui poggiavano i re, perché i re poggiavano su, fluttuavano, loro dipendevano dai loro grandi, diventavano re per consenso dei grandi, di questi grandi facevano parte organica i grandi ecclesiastici, l'arcivescovo di Colonia, l'archiepiscopio di Colonia, anche dal punto di vista economico, l'archiepiscopio di Colonia si estendeva da dove Colonia fino più o meno alla Polonia, erano potentissimi e sapevano di essere potentissimi. E un giretto in Germania per le zone renane e un'occhiata alle grandi cattedrali renane dà un'idea meglio di qualunque libro di quanto si sentissero e fossero grossi, forti, potenti questi vescovi. La cattedrale di Magonza, Tremini era una cosa impressionante, Strasburgo, che ovviamente era Germania, Strasburgo, anche questa è una cosa che ho imparato facendo il libro, Strasburgo non è... Sì, era stata francesizzata più o meno, ma ricordava Mollat, il loro storico poemilista francese, che quando lui è arrivato a Strasburgo dopo il 45 la città era prevalentemente germanofona, era organica come era sempre stata il Regno Germania. Allora anche lì le geografie del XI secolo non sono le nostre, questo dobbiamo sempre tenerlo presente. La Spagna del XI secolo non è quella che pensiamo noi, la Catalogna non è quella che pensano i catalani adesso o che pensano i castigliani adesso, il Paese Basco. Il Paese Basco era una cosa che andava dall'attuale Paese Basco fino alla Basconia, ma per esempio Catalogna, Barcellona, alcuni geografi la mettono in Basconia, alcuni geografi del XI secolo. E noi dobbiamo fare i conti non con le rappresentazioni che abbiamo noi, ma con quelle che avevano loro, perché altrimenti che razza di lavoro facciamo? Cioè, se uno fa un mestiere intellettuale, nel senso che aveva uno stipendio perché
perché lavorava con la testa, insomma, e ha una pensione perché ha lavorato con la testa, uno deve anche ritenere che non deve tradire il proprio ruolo. Un buon affare era colpevole perché gli ordini sacri, il sacro non può essere oggetto di vendita né di acquisto, e questo va benissimo, e anche perché se, appunto, fanno l'esempio di Colonia, uno fra i tanti, ma se poteva diventare arcivescovo di Colonia qualcuno che apparteneva a qualche famiglia che non era proprio così favorevole al re, come si sarebbero spostati gli equilibri su cui il re fluttuava? Per evitare questo, in Germania hanno fatto una cosa meravigliosa che forse non si è mai più vista nel mondo cattolico fino alla Controriforma. Sono stati insediati, inventati i primi, tra virgolette, seminari, cioè luoghi nei quali venivano raccolti i giovani mandati dalle famiglie più importanti delle città e delle regioni a quelli che non erano avviate le armi, mandati lì dentro, venivano educati drasticamente, venivano educati a ragionare in latino, venivano educati alla conoscenza dei testi sacri, dei testi canonici, e poi già che erano lì erano anche educati a imparare a comporre eventuali rivalità o in vecchie inimicizie familiari in modo diplomatico all'interno di questi luoghi chiusi. Questa è la simonia. Il matrimonio ecclesiastico, il matrimonio dei preti non era mica proibito. È vero, Gregorio VII, forse nel 1078-79, cosa non è. Ci sono alcune cose fondamentali che sono capitate durante il pontificato di Gregorio VII. Una, la proibizione delle investiture, di cui non esiste il documento. L'altra, la proibizione del matrimonio degli ecclesiastici, di cui non esiste un documento preciso. I preti potevano sposarsi. L'aveva detto San Paolo. È meglio sposarsi piuttosto che bruciare di passione. Perfetto? Il problema è che poi a sposarsi o anche ad avere concubine, perché il matrimonio. E anche qui non dobbiamo farci prendere dalle nostre pruderie post-controriformiste o post-vittoriane. Il matrimonio, come lo conosciamo noi, non viene messo a punto dal punto di vista, diciamo, giuridico, umanistico giuridico, se non intorno al 1110, e per una cosa, perché c'era una necessità precisissima. Quella di regolare la successione di Luigi VI a Filippo di Francia, perché bisognava sistemare in qualche modo il matrimonio di Luigi VI. E il matrimonio di Luigi VI è sistemato, era condizione perché Filippo di Francia accondiscendesse a chiudere la lotta per le investiture in Francia. Così è stato inventato il matrimonio come lo conosciamo noi. Quindi moglie o concubine che fossero quelle dei preti del secolo X-XI, ma poi si sa, insomma, la carne è carne e qualche figlio ci scappa, è abbastanza naturale. E allora, siccome anche nel Medioevo i figli erano pezzi di cuore, no? E ogni scavatore bella mamma soia anche nel Medioevo, non è che poi uno poteva lasciare i figli senza eredità, in qualche modo avrà dovuto pure dargli qualcosa dal suo patrimonio, no? Dal patrimonio della Chiesa. Ma se le chiese, se i preti davano, i preti, i vescovi o gli abati, davano dei beni ai figli per aiutare i poverini che non erano colpa loro se erano venuti al mondo, le chiese
rischiavano di trovarsi pian piano sguarnite dei beni. Ora, i beni delle chiese erano fondamentali non solo perché, come recitava anche il codice Giustiniano, erano patrimonio dei poveri e patrimonio nullius, cioè di nessuno in particolare, era un patrimonio collettivo, ma perché le chiese avevano bisogno di armate, gruppi armati che le difendessero, famiglie che fossero disposte a prendere armi per difendere, e a queste famiglie venivano legate in rapporti non di anche vassallatici, ma non solo vassallatici, anche di contratti. Si facevano i contratti, le enfiteusi, o le, in Italia più enfiteusi, o le precarie, oltre alpe, in realtà quella cosa è la stessa, cioè si dava in affitto un tot qualcosa per un cesso simbolico per 29 anni o fino a 99 anni, che significava che quelle famiglie sarebbero state le più direttamente interessate a difendere quella chiesa in caso di attacco, perché da quella chiesa dipendeva il fatto che loro potessero godere dei beni. Beh, queste sono una parte delle cose che vengono messe nella testa, che vengono inculcate nei giovani nel regno di Germania, e che producono effetti clamorosi, perché è riconosciuto da tutti, compreso i polemisti che poi terranno le parti di Mario VII, che la maggior parte del clero tedesco era rispettabilissimo, era di ottimi costumi, al più poteva avere qualche vizio privato, come Dorico di Padova, insomma, a cui piacevano i ragazzini, però quelli erano vizi privati dal punto di vista della formazione. La formazione è, beh, questo tipo di riforma arriva in Italia, passa per l'esarcato, perché l'esarcato è il rapporto, Ravenna, la provincia ecclesiastica ravennate, è il rapporto diretto con la Germania, con il regno di Germania, dall'epoca degli ottoni, per ragioni strategiche, perché è ricca, per tanti motivi. Lì si incrociano alcune tendenze riformiste che già ci sono nell'esarcato e che sono incarnate da San Pier Damiani, e è anche questo, quando ho scritto che non lo sapevo, perché il grande rinnovamento di Gesù su San Pier Damiani è posteriore di due anni all'uscita del Novello numero 7. È stato un rinnovamento forte, è uscito fuori Pier Damiani, vabbè, uno che diceva non ho tempo per scrivere, e quindi scriveva una lettera di 10 pagine, perché grandissimo lettore, un caratteraccio terribile, e soprattutto uno che era stato in concorrenza con il Tebrando di Soana, che fosse di Soana o no, non lo sappiamo, cioè Gregorio VII, prima che Gregorio VII diventasse Gregorio VII, e che aveva fatto di tutto, si era adoperato per diventare Papa lui, alla morte di Papa Alessandro II, solo che aveva fatto quell'errore che normalmente, cioè l'errore irreparabile, cioè era morto prima di Alessandro II. Bene, non lo sappiamo, fa così. Il problema qual è? È che seppure l'accettazione della figura papale era cominciata con uno dei papi cosiddetti tedeschi, cioè Leone IX, il vescovo di Thun, ed è stato con lui che si è stabilito per la prima volta che l'unico prelato, l'unico vescovo che poteva vantare il titolo di apostolico, cioè apostolico era il Papa di Roma. Perché fino ad allora tutti quelli che sedevano in sedi fondate dagli apostoli potevano dirsi apostolicus, e anche qui non è una cosa che viene fuori perché c'è una grande opera di riflessione, no, è una reazione a quello che capita al concilio di Reims nel 1049, quando si presenta il vescovo di Iria Flavia, noi diciamo, sappiamo di Compostella, a dire che siccome c'è stato trovato, come si sa, il corpo di San Giacomo, allora
messaggiato con un apostolo, e quindi il vescovo di Via Flavia deve essere chiamato apostolico. Di fronte a questa pretesa, perché oltretutto non è che San Giacomo avesse fondato la Chiesa, si è soltanto fatto trovare. Si è fatto trovare due o tre volte, sentiamo uno dei santi che ha due teste, nelle fonti medievali, perché si fa trovare intero all'epoca di Carlo Magno, ma poi la testa di San Giacomo viene portata dalla Palestina da Maurizio Vescovo di Braga nel 1116. E tutto questo è scritto nelle fonti, nella stessa fonte. Però San Giacomo non aveva fondato una chiesa, l'ha fatto trovare di fronte alla pretesa del vescovo di Via Flavia. Tutto il concilio dice: eh no, allora apostolico sarà solo Roma. Canossa, 1077, gennaio, 28 gennaio 1077, no? Enrico IV fa la penitenza, è scomunicato, fa la penitenza davanti a Canossa. Tre giorni prostrato adesso significa mettersi sdraiato con la faccia per terra e così a croce, e ci resta dall'alba al tramonto. Ora, vabbè, quell'inverno era molto freddo, le fonti dicono che quell'inverno era così particolarmente freddo, possiamo crederci, ma non è un inverno di quest'anno, è un inverno normale, forse è freddo. Dall'alba al tramonto, a fine gennaio, a Canossa più o meno sono 10 ore di luce. Comunque, lui aveva 27 anni, era un fisico forte, ma sono una bella... Arriva a Canossa perché lui ha promesso di fare penitenza, perché Papa l'ha scomunicato e ha sciolto i suoi fedeli dal vincolo di fedeltà, che questi qui tutti contenti, perché appunto c'era un altro re in agguato e si erano risistemati un po'. A Canossa chi si incontra? Allora, Enrico IV che è fuori, e lo lasciamo fuori dal terzo giro di mura, se qualcuno di voi è stato a Canossa, il terzo giro di mura non si vede. Ci sono tracce, hanno trovato tracce archeologiche, insomma, è un bel po' in là. Lo lasciamo lì fuori, e fuori però ci mettiamo alcune centinaia di uomini, perché insieme a loro ci sono i vescovi della Lombardia in generale, i seguiti dei vescovi della Lombardia, gli armati di Enrico IV, la corte di Enrico IV, tutti accampati lì intorno. C'è stato un bel affollamento, disgraziati i villici di Martina di Canossa che dovevano mantenere. Cioè, avranno fatto la fame per anni dopo, perché tutto quello che dovevano mangiare era da loro. Dentro il castello c'è Gregorio VII, perché Gregorio VII si erano impegnati in Germania a mandare una scorta a Gregorio VII perché raggiungesse la Germania e decidesse finalmente delle faccende del regno. Insomma, alla sua presenza si facesse un giudizio su come poteva essere sistemato il regno per farla finita con le guerre, con le scomuniche, il Dio del scomunico, Dio si ripeta o non ripeta. Dicono, Gregorio VII stava andando verso su, viene a sapere che Enrico IV è nella pianura padana. Allora cosa fa? Si rifugia a Canossa, questa è la cosa, no? Controllando un attimo però, quello che c'è scritto nelle fonti di Gregorio VII, le date degli itinerari di Gregorio VII e di Enrico IV, con mia grande sorpresa, direi con grande sorpresa, abbastanza è uscito fuori, viene fuori che innanzitutto tutti e due, sia il Papa che il Re, sapevano perfettamente dove si trovava il Re, dove si trovava il Re e il Papa, perché si tenevano in contatto con messaggeri. È vero che il re aveva sorpreso tutti perché ha fatto una cosa incredibile. Ha percorso 150 km in due giorni, al massimo tre, il che è assolutamente incredibile, a meno di non pensare, però il fatto che le date dei documenti sono quelle, non si capisce.
che sia sceso giù da dove era, passato per Besançon, sui fiumi ghiacciati, con slitte, su slitte che non si sono fermate giorno e notte. Non è vero che sia arrivato in Piemonte inaspettato, perché in realtà Ajax, cioè in Savoia, ha trovato Adelaide di Torino con suo figlio che l'aspettava. E Adelaide di Torino era andata a Ajax perché Enrico IV aveva bisogno di passare attraverso la sua signoria per arrivare in Italia, quindi conosceva la traiettoria. E lei voleva vendergli a caro prezzo il fatto che lo lasciasse passare, per cui ha ottenuto concessioni importanti sulla Moriente, sulla Moriale, lì dove deve essere fatto il tunnel della elevata velocità, lì sotto. Arrivano a Torino, scendono, si presentano a Torino, o come sarà, i vescovi lombardi sono venuti ad aspettarli. Dice, ma questo, tutto questo non è avvenuto tra fine dicembre e metà gennaio, ma come le Alpi innevate, ma come, sì, ma infatti che le Alpi d'inverno non hanno mai fermato nessuno. Non hanno fermato Annibale, non hanno fermato nessuno. Ci si passava, i messaggeri ci passavano. Sarà stato faticoso, sarà stato impervio, chissà quanta gente c'è morta. Però le Alpi non hanno mai costituito una barriera naturale. Leonardo VII sapeva come stava arrivando in Italia e sapeva quando, più o meno quando sarebbe arrivato, e lui sapeva che Leonardo VII stava andando verso nord perché aveva i suoi messaggeri, e poi con Leonardo VII c'era il suo padrino, l'abate di Cluny, che aveva comunicato, era andato a trovarlo prima di partire in Italia, poi siccome era scomunicato, Leonardo IV, avendo comunicato con uno scomunicato, doveva andare dal Papa a farsi perdonare, e già che c'era, per cui è arrivato a Roma, e a Roma, già che c'era stato perdonato dal Papa, perché naturalmente avranno anche parlato un po' della situazione. Tutto questo, ragionando in maniera molto banale, quante centinaia di chilometri si masticavano queste persone? Con tutte le condizioni meglio possibili. Quanto erano abituati a muoversi? Il Leonardo VII si muoveva a cavallo da quando era cardinale, è andato due volte in Germania, una volta in Francia, le distanze sono grandi. Questa gente si muoveva, non aveva. Beh, arrivano. Ma la versione ufficiale è il Leonardo VII, visto che il re è lì, si chiude a Canossa. Si chiude a Canossa, mette in grave imbarazzo Matilde di Canossa. Perché Matilde di Canossa era vassalla del re di Germania. Curiosamente, nel castello c'è già, o arrivano dopo, o erano arrivati prima, c'è già Adelaide di Torino, poi naturalmente c'è Ugo di Cluny. C'è la penitenza di Enrico IV che loro guardano dall'alto, anche perché nessuno era così stupido, tantomeno il Papa, da andare giù, perché avvicinarsi troppo all'ultima città di cura c'era lì che aveva qualcuno preso dall'esuberanza, tirasse le balestre, c'erano già una bella quadrella di balestra, e c'entrasse qualcuno, che poi alla fine che ha fatto Riccardo Corleone. Una morte stupida, fatta per bravarla, ha trovato il palestriere e l'ha centrato. Poi dopo, per carità, il palestriere è stato impiccato, ma Riccardo Corleone ha finito di fare danno alla gente, perché anche lui, un sanguinario come lui, insomma, ce ne sono stati tanti nella storia, per lasciare a lei, che è stato il peggiore, però. Quindi loro, Enrico IV fa penitenza giù, da lassù. Lui era vestito con il vestito del penitente, cioè un mantello di, vediamo pure l'anno, con un cappuccio profondo, e lo si vedeva di spalla. Enrico IV
Matite di Canossa è una, se mai l'aveva vista, l'avevo più di tempo quando lo vedeva. Gli unici, devono essere lì, l'aveva visto da bambino. Bene. Gli unici che l'avevano visto erano Ugo di Brigny, il padrino, e Adelaide di Torino. E a me nessuno mi toglie la testa che per 3 giorni consecutivi sia stato mandato lì un qualche disgraziato di tedesco o lombardo a fare le veci del re, piantato lì, poi ritirato la sera, congelato tipo baccalà, sostituito il giorno dopo, tanto nessuno poteva riconoscere l'arrivo qua, non si è preso neanche un raffreddore, neanche una polmonite, neanche un raffreddore. Questo è il bizzarro. Scusate la sconclusione di tutto e la confusione è anche per la noi burocratica.